Con l'ok del Consiglio Comunale si dà il via libera di fatto all'acquisto per 5 milioni di euro di un immobile in via Filomosi Guelfi vicino all'autoparco per realizzare la sede unica comunale. Un'operazione ritenuta però inaccettabile per le opposizioni, dal momento che in cassa ci sono ben 35 milioni, oggi 33 perché due sono stati usati, recuperati in passato dal centro-sinistra per realizzare il progetto. L'amministrazione aveva pure paventato la sede unica diffusa nel centro, ma hanno spiegato i consiglieri di opposizione questa non è stata realizzata e si va a comprare un immobile in periferia da un privato, roba da Corte dei Conti, attaccano le minoranze, insomma. Il sito ipotizzato era proprio quello dell'autoparco in passato dalla vecchia amministrazione. Lecito che quell'attuale, hanno detto, abbia deciso di cambiare quel progetto, ma non è lecito che tengano fondi fermi continuando a pagare gli affitti. L'attuale amministrazione ha lasciato scorrere il tempo, accusano, pagando 1 milione di euro l'anno per i fitti passivi. Ora l'amministrazione comunale intende perseguire il progetto della sede unica proprio vicino all'autoparco, sito che prima aveva bocciato. Ora le minoranze stanno ancora recuperando carte, poi non si esclude che le portino in Corte dei Conti loro stessi. Perché è una vicenda illogica dal punto di vista dell'approccio che dovrebbe avere un amministratore, che è quello del buon padre di famiglia. L'amministrazione comunale ha 35 milioni di euro in cassa per realizzare una sede unica, fondi destinati a questo obiettivo dai governi di centrosinistra. Non si realizza l'obiettivo della sede unica e i soldi rimangono fermi. Si parla di una sede diffusa in centro storico. Non si realizza nemmeno la sede diffusa in centro storico per gli immobili comunali, quindi utilizzando patrimonio pubblico, ed ecco qui dal cappello esce un immobile per 5 milioni di euro privato in una zona contigua all'autoparco dove invece si doveva realizzare la sede unica. Si spendono quindi nuovi fondi pubblici per acquisire un bene privato, fermo restando che quei 35 milioni verranno utilizzati probabilmente per altro. Non c'è logica. Nel frattempo paghiamo 1 milione di euro di fitti passivi. Quindi c'è un tema da Corte dei Conti, c'è un tema da danno erariale, c'è un tema importante. Il Consiglio Comunale, con l'assenza del sindaco, ha ritenuto di fare questa operazione assolutamente vergognosa.